Gentili telespettatori, buona giornata dalla redazione del TG di Rete Canavese, benvenuti a questo nostro appuntamento festivo. Lasciamo domani, domenica, come sempre, il riassunto un po' di questa settimana, soprattutto con i tanti fatti di cronaca, e invece dedichiamo questo nostro speciale alla cultura, all'informazione, alla scuola anche. E partiamo da un fatto che una volta era di costume, adesso sta diventando sostanziale: l'utilizzo del software libero. Ad Ivrea si è svolto il Linus Day, che ha confermato la migrazione verso il software libero di soggetti sempre più diversi, dall'industria alla scuola fino agli enti pubblici. Linux Day 2014, intanto cominciamo a dire che è stato un anno importante questo per il software libero, perché l'evoluzione di questa comunità è in crescita notevole. Sì, assolutamente, dobbiamo dire che possiamo certamente, se vogliamo tracciare un bilancio su quest'anno 2014, possiamo certamente dire che la comunità è in crescita. Noi nel nostro piccolo abbiamo un termometro diretto su questa crescita di interesse, perché essendo a contatto con le scuole, essendo a contatto con le aziende, spesso ci troviamo proprio a ricevere delle richieste di aggiornamento, delle richieste di corsi da coloro che intendono inserire o inserirsi in maniera più generale nel mondo open. Quindi da questo punto di vista sì, sullo scenario internazionale devo dire anche è confortante vedere come il Nord Europa sicuramente fa scuola e in questi anni ha migrato ormai pubblica amministrazione, formazione, università, ospedali verso il mondo open, ma devo dire che anche noi piano piano, oggi difatti uno degli argomenti che abbiamo trattato e tratteremo in maniera più approfondita è l'esempio del Comune di Torino nella migrazione all'open source, che è un bellissimo segnale. Adesso seguiremo da vicino quello che sono le evoluzioni di questo progetto complesso, lungo, sicuramente non facile da portare a compimento, ma è un bellissimo segnale che una pubblica amministrazione di quelle dimensioni e soprattutto di quella complessità organizzativa decida di fare un passo di questo genere. Quello del software libero, di Linux e del software libero in generale, è un problema culturale prima ancora che tecnico. Assolutamente, possiamo dire che il problema tecnico oggi nel mondo del software libero, non vorrei esagerare, ma possiamo quasi dire che non esiste, nel senso che problematiche tecnologiche di funzionamento sono decisamente superate o facilmente superabili. La questione filosofica che ci sta dietro e il problema di modello mentale che ci sta dietro invece è importante, significa aderire a un'azione a un mondo della libera conoscenza, significa aderire a formati dati liberi, significa aderire a tutto un mondo, a una comunità internazionale che si muove su questi scenari e che quindi è secondo noi una piccola la fetta di futuro alla quale dobbiamo guardare con estremo interesse e avvicinarci il più possibile. Questo è proprio quello che noi cerchiamo di in qualche modo far passare nelle scuole con i ragazzi con cui siamo in contatto, cerchiamo di far passare che il messaggio che avvicinarsi alla libera conoscenza è il futuro della cultura e il futuro del sapere in questo paese. E poi il Linux Day per voi è la vetrina, ma la vostra attività è un'attività che si svolge durante tutto l'anno. Il mese di novembre sarà un mese intenso, anche perché poi cominceranno i corsi. Certamente, questa mattina abbiamo raccontato molto rapidamente l'elenco degli eventi che ci saranno nel mese di novembre, che sarà un mese molto intenso perché faremo degli eventi per i ragazzi, degli eventi per le aziende, degli eventi aperti a tutti, spero sicuramente di interesse. All'ultima settimana di novembre inizieremo anche ormai classici corsi di Linux base e Linux avanzato che in questa sede facciamo ormai da 4 anni.
ma parallelamente abbiamo già iniziato e stiamo portando avanti un'attività attraverso il FabLab con corsi per i ragazzi delle scuole superiori di questo territorio sul mondo Arduino, sul mondo della modellazione 3D, sul mondo della stampa, sulla robotica e su altri argomenti che via via stiamo proponendo ai ragazzi che fortunatamente sono sempre più numerosi e partecipano assiduamente a questo percorso. Da Ivrea a Rivarolo, dove nel salone di via Montenero, il salone comunale, le famiglie e gli studenti della scuola primaria di secondo grado hanno potuto per un pomeriggio confrontarsi con le loro scelte future. Un pomeriggio dedicato all'orientamento, ma quanto è importante l'orientamento per i ragazzi? Quanto è importante che capiscano quale scelta migliore fare per il loro futuro? È fondamentale. Il problema è come riuscire con ragazzini di 13-14 anni, quali strumenti trovare per fargli comprendere meglio possibile appunto quale potrebbe essere il loro percorso futuro. È chiaro che un'occasione come quella di oggi, in cui possono già confrontare tutte le varie opzioni di quello che gli potrà aspettare negli anni futuri, è già un bel metodo, un bel movimento perché loro possano iniziare un cammino di scelta. Quanto pesa la voglia di realizzarsi dei genitori piuttosto che le attitudini del ragazzo o della ragazza? Ma sicuramente pesa, anche se devo dire che negli ultimi anni sta nascendo e cresce sempre di più comunque come posso dire, la considerazione che è importante che i figli partecipino a queste scelte, perché poi succede che rischiano di abbandonarle presto, quelle che erano state le scelte soltanto dettate dai genitori. I ragazzi che arrivano alle scuole superiori arrivano preparati per affrontare questo corso di studi nuovo, anche nel metodo, non solo per ovviamente la novità del corso di studi. Ma allora il problema della preparazione e della formazione dei ragazzi oggi tocca tutti gli ordini di scuola. È inutile che ci rimpalliamo le responsabilità fra scuole primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado. L'istruzione e l'educazione dei ragazzi oggi è un cammino comunque complesso. Io ritengo che fondamentalmente perché siano tante le sollecitazioni a cui loro sono che ricevono e quindi la difficoltà di individuare nello studio, una delle principali e fondamentali per la loro costruzione è complicata da sé e quindi il cammino scolastico è difficile ed è difficile capirne l'importanza non tanto per quello che è stato il cammino nei diversi ordini di studio, ma proprio per la complessità della società dell'oggi, insomma. Conta di più avere strumenti che attirino l'attenzione dei ragazzi o avere conoscenze, capacità, idee che possono coinvolgerli? Ma sicuramente le idee sono fondamentali, ma oggi anche gli strumenti. Avere una scuola nella quale poter investire con ricchezza di strumenti, nuove tecnologie, capacità di parlare un linguaggio che i ragazzi conoscono. Perché forse è questo per il quale molte volte si hanno dei problemi a migliorare l'apprendimento dei ragazzi, perché non sempre gli strumenti che la scuola può mettere in atto sono adeguati rispetto ai linguaggi che i ragazzi oggi usano e che hanno spesso a disposizione. Quindi una scuola in cui ci sia sicuramente la tradizione, ci siano i valori dell'educazione, dell'istruzione, le conoscenze che derivano da questa tradizione, ma anche una scuola con forti, forte innovazione è necessaria. L'innovazione costa e quindi per questo ci vuole investimento nella scuola in modo tale che quelle risorse possano essere utilizzate proprio per adeguare la scuola ai linguaggi dell'oggi. Ancora giovani, ancora a scuola, perché nella chiesa della Trinità di Quarnier, nell'ex chiesa della Trinità, è stata presentata la traduzione in italiano del libro Alpine Partisan, che raccoglie la memoria di guerra di un unico soldato inglese sopravvissuto alla tragedia della Galicia nel novembre del 1944, tragedia nella quale, lo ricordiamo, morirono 41 uomini fra soldati inglesi e partigiani italiani. Sono stati gli studenti della quarta B del liceo scientifico Aldo Moro di Rivarolo, guidati dalla loro docente d'inglese Maria Elena Coa, a curare la traduzione inserita in un libro, Galicia 1944-2014 Alpine Partisan, 38° volume, realizzato dal Centro Ricerche e Studi Alto Canavese.
Com'è stata questa esperienza? Beh, è stata un'esperienza del tutto nuova perché non avevo mai fatto un lavoro del genere ed è stata anche molto soddisfacente perché è bello vedere che un lavoro partito così come una novità si sia poi trasformato in un successo, perché alla fine avremo diversi incontri per questo libro e poi è una soddisfazione vederlo pubblicato, vedere un libro tradotto da noi. È stato difficile tradurre dall'inglese scritto da un inglese e peraltro parecchi anni fa. È un po' complicato perché c'erano alcune espressioni che neanche la nostra insegnante o la madrelingua sono riuscite subito a capire, però alla fine siamo riusciti a tradurlo abbastanza bene e poi grazie all'aiuto delle professoresse che hanno dato una sistemata al lavoro è uscito un lavoro ben fatto. Che cosa vi resta di questo lavoro che avete fatto? Che impressione vi siete fatti di questo soldato inglese? Beh, io abito a Quernier, quindi mi ha fatto molta impressione come storia perché si tratta di luoghi molto vicini a noi e la storia mi ha impressionato talmente tanto che ero curiosissima di sapere come andasse a finire. Infatti ogni giorno traducevo un pezzo del mio capitolo perché volevo andare avanti nella lettura e quindi mi è rimasto molto. Questo è un diario di un soldato, scriveva bene questo soldato, raccontava bene? Sì, era capace di usare delle parole che facevano partecipare molto emotivamente al suo dolore o alle sue gioie o a quello che pensava comunque. E siete riusciti a renderlo in italiano questa emozione? All'inizio ognuno l'ha reso in un modo diverso, ma poi grazie al lavoro delle insegnanti è stato uniformato tutto con un linguaggio specifico e quindi sì, è venuto un buon lavoro. Un'esperienza nuova, un'esperienza didattica un po' particolare, come è nata questa idea? È nata assolutamente per caso, quando la mia collega mi ha proposto un libro da tradurre che era Alpine Partisan. Io sono entrata in classe e ho deciso che mi sarebbe piaciuto avere una classe quinta che avrebbe portato davanti alla commissione di maturità un testo totalmente tradotto da loro e con i loro nomi nelle prime pagine del libro in qualità, nel ruolo di traduttori. E per me è stata una sfida e l'ho girata loro. E l'aiuto dell'insegnante qual è stato in questa sfida? La motivazione. Capire che l'inglese è una lingua che serve a più livelli, questo è uno, perché il compito del traduttore è tutt'altro che facile e che serve arrivare a una competenza di veramente buon livello per affrontare il lavoro, il mondo, l'università, il quotidiano. Tradurre l'inglese scritto da un inglese più di 50 anni fa non è un lavoro facile. No, non è stato facile perché ci sono state delle espressioni gergali tipiche del mondo dei soldati che loro non conoscevano, perché ci sono state espressioni ormai passate in disuso e perché la loro competenza d'inglese è la competenza che ha un ragazzo di una scuola superiore che frequenta il terzo anno, quindi a livello intermedio. È un testo articolato su 34 capitoli che li ha messi a dura prova, però ce l'hanno fatta, ecco perché siamo qua stasera. Per festeggiare l'evento. Un libro che completa un po' una collana, ma soprattutto che vuol dire avere una testimonianza nuova su questa vicenda della Galizia. Certamente, perché tanto sono passati 70 anni da quella tragedia e quindi si è cominciato a parlare di queste cose con il distacco storico prima di tutto e poi da 70 anni di distanza si è potuto accedere a tutta una serie di documenti specialmente degli alleati anglo-americani che finora erano ancora coperti dal segreto militare e quindi proprio la scoperta di tutti questi documenti, oltre che testimonianze di tantissime persone, ha potuto permettere di ricostruire sia l'evento clou della tragedia, sia anche tutto il periodo che l'ha preceduto e immediatamente seguito, con tutta una serie di testimonianze, di ricerche che hanno portato il volume a qualcosa come 440 pagine solo su questo argomento, cosa che finora veniva liquidato in poche righe o pochi capitoli, diciamo. E quello che è emerso è un po' diverso da quello che sapevamo fino ad oggi o forse solo più contestualizzato?
Beh, ci sono delle cose completamente diverse, in quanto che c'è tutta la testimonianza anglo-americana, che finora di tutta questa tragedia qui c'era solo e unicamente la testimonianza da parte italiana e da parte dei partigiani, e quindi era una visione per carità giusta, ma con tanti particolari che sfuggivano, e quindi proprio le ricerche fatte, l'apertura di archivi, testimonianze di personaggi ancora viventi che adesso a distanza di tanti anni hanno finalmente fornito una versione che coincide di più con la documentazione storica, ha permesso di fare una ricostruzione che noi pensiamo obiettiva e a questo momento quello che si può dire di più di questo periodo storico, diciamo. E poi continuiamo a parlare di libri, di un libro particolare, Li ho visti così. È la raccolta di una parte di vignette che Luigi Formia fece per il settimanale Il Canavese e che è un po' anche lo specchio di 20 anni di vita amministrativa e sociale del Canavese. Luigi Formia, Li ho visti così, un libro che però è una raccolta delle tue vignette. Come li hai visti questi personaggi del Canavese? Ma li ho visti, in pratica io ho cominciato a disegnare questi personaggi vedendoli innanzitutto dai notiziari e dai giornali, qualcuno direttamente per così passando o partecipando a qualche evento, e poi li ho visti soprattutto cercando di capire dai giornali, dagli articoli, dalle notizie, capire anche un po' le loro idee dal punto di vista così pratico, applicativo, e quindi farmi un'idea della persona così nel complesso, anche perché la vignetta, la caricatura deve cercare di mettere in evidenza alcune cose e dall'atteggiamento si deve completare la vignetta, ecco. Rivedendoli adesso, che effetto ti fai, soprattutto vedendoli in un libro? Ma mi ricorda un periodo nel quale io avevo preso questa abitudine di disegnare, avevo anche cominciato a pubblicare queste cose su un giornale, quindi per me è un qualcosa di piacevole, e quando vedo le persone mi accorgo anche un po' delle differenze, sono cambiate un po', ecco, solo questo. E poi personaggi che comunque ispiravano perché avevano un peso nella realtà locale. Sì, intanto le vignette erano poi legate all'attività di queste persone e come i giornali li presentavano, come nel senso che i personaggi più importanti erano quasi sempre sulle pagine dei giornali, per cui si riusciva a cogliere tanto di quello che volevano o potevano fare, per cui ci sono vignette che così, sempre entro limiti secondo me di non maleducazione, però mettevano in risalto alcune caratteristiche e soprattutto legandole un po' ai fatti, sono quelle. Ma questa ultima settimana del mese di ottobre è quella che ci introduce anche nell'anniversario, nei 20 anni della grande alluvione, quella del 1994. E il Servizio di Protezione Civile del Piemonte ha voluto ricordare l'evento con una serie di esercitazioni, e una di queste si è svolta sulla serra, con particolare riferimento al sistema di protezione degli incendi boschivi. Io ricordo perché allora avevo la responsabilità della guida della provincia, gli incontri sul territorio, e rimane l'immagine di chi e di quali erano i soccorritori allora. C'erano i volontari, molti con il cappello d'alpino, tanti dell'esercito, c'erano le divise dei militari, ma non esisteva ancora un vero sistema di protezione civile organizzato sul territorio. Si partì allora, c'era una legge che era stata appena approvata, la 225 del 1992, e da allora ad oggi, in questi 20 anni, credo si siano fatti dei passi da gigante, e credo sia stato portato avanti l'organizzazione di un sistema che è diventato di esempio, di riferimento a livello nazionale. È bene che ce lo diciamo, forse noi piemontesi siamo un po' restii a mettere in mostra le cose che facciamo, le belle cose che facciamo, ma è necessario dirlo. In questi 20 anni il sistema di protezione civile è cresciuto,
ci sono stati, diciamo così, grandi professionalità, investimenti, dotazione di mezzi e soprattutto quella grande anima che è il volontariato. In Piemonte sono circa 15.000 i volontari di protezione civile, 10.000 nella protezione civile vera e propria, 5.000 negli antincendi boschivi e portano avanti un'azione che è stata apprezzata anche nei loro interventi al di fuori del territorio piemontese. Ho un modo di ricordare, per esempio, interventi per le protezioni degli antincendi, dell'incendio in Liguria, sul Gargano, e gli interventi nostri per il terremoto in Abruzzo e più recentemente nell'Emilia Romagna. E devo dire che azioni come queste sono non soltanto un momento rievocativo, ma anche un modo per dare continuità a un'attività di prevenzione che il sistema di protezione civile AIB della Regione Piemonte porta avanti da tempo. In particolare la scelta della Serra di Ivrea credo sia molto significativa, certamente è una delle aree a rischio incendi molto, molto elevata, fortunatamente negli ultimi anni non ci sono più stati casi diciamo importanti, ma io ricordo con grande intensità l'incendio del 2000, che nell'inverno del 2000 che bruciò quasi interamente tutto il territorio del versante poregliese della Serra e parte anche del Biellese. E gli interventi che sono stati effettuati in queste giornate servono anche, diciamo così, per avere dei riferimenti sui tracciati utili per accedere al bosco, alla zona boscata, e servono anche da, diciamo così, da interruzione eventualmente delle zone di fiamma sul territorio. E poi devo sottolineare che ritengo significative anche gli incontri con le scuole. I ragazzi che ho visto coinvolti nelle azioni dimostrative sono stati molto, molto attenti, hanno apprezzato molto e questo, diciamo così, sarà importante per far crescere fin nei giovani la coscienza, la consapevolezza di un impegno verso la difesa del territorio estremamente significativa. Io vorrei lanciare anche un messaggio, soprattutto ai mezzi di informazione, alle TV, ai giornali. E anche nella recente tragedia di Genova abbiamo visto soffermarsi molto, e giustamente anche, sui giovani che spontaneamente sono accorsi a spalare il fango, gli angeli del fango, no? Immagini che risalgono oramai al 1966, l'alluvione di Firenze e anche in altri avvenimenti. Però noi dovremmo dare un messaggio che questa voglia di fare dei giovani dovrebbe essere incanalata verso le strutture che operano con continuità per la difesa del territorio e quindi indirizzarli verso un impegno più continuativo nella protezione civile. Lo dico perché per conoscenza personale, per la realtà che conosco, vedo che nelle squadre di protezione civile c'è un'età media molto elevata, manca il ricambio. Ci possono essere tante ragioni per questo, ma se li incentiviamo a fare, visto che i giovani hanno voglia di farlo, forse aiutiamoli ad andare verso le strutture di volontariato della protezione civile dove possono davvero dare un contributo significativo e continuativo. E gli amministratori, la sensibilità nei comuni, negli amministratori è cambiata in questi anni? Io sì, penso di sì. Nelle nostre realtà sono partiti proprio anche da quell'evento del 94. Mi ricordo che affidammo al Politecnico il primo studio sistematico sull'asta della Dora Baltea, da quale poi scaturì, poi dopo l'alluvione anche del 2000, l'iniziativa della difesa del nodo idraulico di Ivrea, per parlare di una realtà locale, ma credo che sul territorio sono cresciuti sensibilmente gli interventi di difesa del territorio, gli interventi di messa in sicurezza,
una consapevolezza che non si può lasciar costruire lungo gli argini dei torrenti e dei fiumi, come avveniva più facilmente forse in passato, e credo anche di poter dire che proprio grazie da un lato all'efficienza del sistema di intervento della protezione civile antincendi boschivi e dall'altro per le opere realizzate nell'ultimo decennio in particolare, gli eventi diciamo alluvionali che hanno caratterizzato anche il Piemonte negli ultimi anni hanno prodotto meno danni di quelli che avrebbero potuto proprio per questi interventi che sono stati effettuati sul territorio. Nella serra sicuramente il rischio maggiore è quello dell'incendio. Certo, sicuramente appunto vivendo ai piedi della collina morenica e vivendo il territorio siamo consapevoli dei rischi che possono esserci per quanto riguarda appunto gli incendi che possono divampare nel territorio. Per questo comunque ci avvaliamo di queste squadre A e B che ci sono presenti sul territorio ed è nata proprio una squadra che noi abbiamo una convenzione tra il comune di Piverone e di Palazzo che sta facendo delle valutazioni e appunto proprio ieri, nella giornata di ieri, in occasione di queste giornate, ha fatto degli interventi importanti per ripulire i sentieri tagliafuoco sulla collina morenica. Certo comunque la collina è ampia e di lavoro da fare ce n'è. Sicuramente quello è stato il primo e so che ne hanno in programma altri e credo che comunque una buona collaborazione tra le istituzioni e questi gruppi che comunque sono proprio presenti sul territorio, cioè vivono il territorio per loro per primi e lo conoscono, siano molto importanti. E quindi è importante l'intervento e l'attenzione delle istituzioni locali, quindi quelle sul territorio, ma sicuramente è importantissimo il coordinamento regionale e che qui oggi vediamo rappresentato perché come sappiamo ci sono diverse squadre sul nostro territorio, appunto nelle vicinanze ed è importante quindi che ci magari, come è stato ieri, come è stato in queste giornate, che ci sia sinergia appunto tra tutti questi gruppi perché ognuno può portare il proprio valore aggiunto e ci possono essere degli scambi di interventi sui vari territori. Dal 1994 ad oggi molte cose sono cambiate e fra quelle che sono cambiate c'è anche certamente il maggior coinvolgimento dei geologi nella gestione del territorio. Sì, questo sicuramente perché con l'evento del 94 ci si è reso conto che è fondamentale avere un contributo propedeutico proprio alla progettazione, alla realizzazione delle opere e alla pianificazione territoriale da parte del geologo, che è proprio la figura che sia per preparazione sua tecnica, sia per così, competenza normativa, è la figura idonea a verificare preliminarmente quali sono le caratteristiche di pericolosità del territorio e quindi quali sono le zone più idonee o meno idonee per realizzare nuove edificazioni e nuovi interventi di urbanizzazione. Qual è il grado di sicurezza oggi nel nostro territorio, in particolare in Canavese? Sicuramente a seguito dell'evento del 94 e poi delle nuove normative, in cui in particolare una norma del 96 regionale, tutti i piani regolatori ad oggi sono supportati dagli studi geologici di base che analizzano la pericolosità geomorfologica e idraulica del territorio attraverso tutta una serie di esami che vengono fatti dal geologo e eventualmente col coinvolgimento di ingegneri idraulici. Attraverso questi studi preliminari si predispongono delle carte che vengono chiamate carte di sintesi perché proprio riassumono, sintetizzano tutti gli elementi di pericolosità o propensione al dissesto. E in queste carte vengono individuate, individuando tre tipi di classi, vengono individuate le zone dove le edificazioni possono essere fatte senza particolari problemi, le zone dove possono essere fatte con tutta una serie di misure di attenzione e le zone che sono quelle che noi geologi chiamiamo di classe 3, dove invece le edificazioni non possono più essere realizzate in quanto sono aree troppo pericolose per andare a effettuare nuovi insediamenti. Esistono in Canavese aree di criticità e quali sono? Allora, le criticità principali del Canavese sono legate alle aste torrentizie, abbiamo fenomeni di esondazione sulle aste principali nelle zone di pianura e poi ci sono le criticità di versante legate a fenomeni sempre torrentizi oppure a fenomeni franosi. I comuni e le aree maggiormente a rischio hanno un'attenzione per questi rischi? Sì, la normativa prevede che vengano redatti i piani regolatori con delle carte del dissesto che poi vengono tradotte in carte di sintesi
e in cui vengono indicati appunto le criticità principali e la possibilità di utilizzare determinate aree ai fini urbanistici, per l'edilizia, per una fruizione urbanistica corretta. Oggi possiamo dire che siamo un po' più sicuri rispetto a 20 anni fa? Forse più sicuri è eccessivo dirlo, siamo più consapevoli dei rischi che corriamo. E si conclude qui anche questo nostro appuntamento festivo con l'informazione su Rete Canavese. Io vi ringrazio per essere stati con noi, l'appuntamento è per domani con il riassunto della settimana. A voi tutti grazie e buon proseguimento di giornata.